valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Ma cari telespettatori, che bello rincontrarvi, valigia degli artisti, la valigia della musica, dell'arte, della scultura, pittura e quant'altro. Oggi puntata veramente molto carina, un ragazzo veramente che scoprirete a breve, ma subito dopo la pubblicità. Bassoni Pierangelo e Lagostina S.P.A. vi propongono i loro articoli in linea arredamento, ristorante e casalinghi, da settore acciaio alla linea antiaderente per cucina. Visitate il nostro magazzino a Treiso, in provincia di Cuneo, che vi dà la possibilità di visitare più di 1800 articoli cliccando www.massonipierangelo@casalinghi.com e www.lagostina.it. Massoni Pierangelo vi propone un'offerta unica ed eccezionale della linea Lagostina, un set di 7 padelle antiaderenti da 18 fino a 32 cm ad un prezzo unico e irripetibile, al solo costo di €54,80 senza spese di spedizione, un'occasione da non perdere. Telefonate ai numeri di sovrappressione, è una buona offerta a tutti, parola di Pierangelo Massoni. Ma ben ritrovati cari telespettatori della valigia degli artisti. Che dire, oggi puntatina wonderful, e quando dico wonderful bisogna aprire per forza le danze. Vai! Direttamente dalla casa di Rigoletto e della supremazia dei Gonzaga, se vogliamo metterlo nel senso pratico, direttamente da Mantova, un grandissimo artista che vi presento subito, lui è Mirko dei Malaspina! Eccolo lì, ho tolto le camere, caro! Eccolo lì, eccolo! Oh, ma che bello incontrarti, caro! Ciao, come butta? Ciao. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Oh, a posto, che bello! Formissima. Oh, è un piacere averti qua in studio, la valigia degli artisti, quest'oggi. Senti, ma caro, ma è una... Mirko dei Malaspina. Sì. Manca qualcuno, immagino, no? Sì, sì, mancano tre componenti. Tre componenti, come sì, mai? Sì. Per problemi vari oggi hanno dovuto abdicare. Chiaro, ma martedì poi si lavora, normale. È difficile riuscire a partecipare quando il datore di lavoro non ti dà il permesso, purtroppo. Lì non c'entra da fare, purtroppo. Beh, comunque li rappresenti tu, no? Sì, quando sì, è nata sì. Questa realtà dei Malaspina? Ce ne vuoi raccontare gentilmente? Con piacere. La realtà dei Malaspina è nata 6 anni fa. Ma tutto effettivamente per una casualità, perché prima ho sempre cantato, ma sempre un po' per i fatti miei, sotto la doccia, mentre facevo le pulizie. E un pomeriggio in palestra vedo un volantino dove un gruppo stava cercando un cantante. Mentre lo stavo leggendo si avvicina il chitarrista, che è Riccardo, e mi chiede se conosco un cantante. E io gli dico, sì, io lo conosco. Ma dai, chi è? Sono io. Ma va là, ma dove hai cantato? Sotto la doccia, gli ho detto. E da lì, ridendo e scherzando, abbiamo fatto una prova e da lì è partito tutto. E ma cosa? Sì, ci sta. Ma che genere musicale fate? Chiaramente non fate cover, ma fate inediti, mi auguro, no? Sì, la nostra idea è sempre stata quella, appunto, di partire con musica nostra. Anche perché io ho sempre scritto, soprattutto negli anni prima, dove comunque non suonavo, non cantavo. Riccardo di per sé ha sempre strimpellato qualcosina, quindi abbiamo unito proprio le due cose e il progetto è nato così. E poi c'è stato un intervento magistrale del grande Giancarlo Prandelli. Della grandissimo Gianni Giancarlo, grande. A Brescia, per chi volesse, i cantanti hanno voglia veramente di avere un prodotto serio tra le mani, dove possono proporlo nelle varie manifestazioni o nei vari contesti e quant'altro. Credetemi, Giancarlo è uno veramente che sa il fatto suo. Che contattatelo e prendete un appuntamento e capirete realmente che Rudy non vi sta dicendo delle bugie, ma sta dicendo le grandi realtà. Bene. Ma che soprattutto crede nel potenziale dei giovani. Certo, questo è molto questo importante. Non è poco, questo non è facile, poco. Veramente. Anche perché oggigiorno, lo ripeto sempre alla valigia degli artisti, diffidate dagli sciacalli, perché è pieno di sciacalli. La gente va a fare delle... C'è stato qua una persona che purtroppo non ho mandato in onda, scusami se ti rubo un minuto. No, ma non ti preoccupare. Perché gli hanno zanzato un botto de danè, ha fatto un prodotto scadente. Io onestamente chiedo umilmente scusa a questo personaggio che non nomino per correttezza. Mi dispiace, ma poi prossimamente vedremo di farla. Non ti preoccupare, te lo prometto. Facciamo un applauso. Certo, promesso.
senti, niente, e quanti brani avete in attivo allo stato attuale con i Malaspina? Allora, noi eravamo partiti incidendo in inglese inizialmente, poi invece ci siamo avvicinati alla musica italiana, e comunque siamo sempre stati appassionati proprio di tutta la musica. E all'attivo abbiamo fatto un album che si intitola Due Parole, con 13-14 brani, di cui uno col quale stiamo provando appunto Sanremo e col quale faremo qualcosa a febbraio, appunto sempre a Sanremo, sempre grazie a Giancarlo. Ma certo, ma c'è, che ci danno una grande mano. Ma un augurio di vero grazie. Cuore che possa veramente essere la mossa vincente, perché incrociamo le dita. Artisti ce ne sono tanti, sì, quello che fa la differenza allo stato attuale, secondo la mia esperienza musicale, è la hit. Ci vuole il brano che spacca, ecco quello. Poi dopo ci sono tante volte, veramente devo dire, che c'è il brano che spacca in un album, però magari la traccia 6 è la canzone più bella dell'album. C'è questa anomalia, se vogliamo dire la verità. Senti, io so che oggi ci presenti un bellissimo brano, scritto da io. Okay. Mirko, Giancarlo Prandelli e Riccardo Benfatti, che è il chitarrista che oggi sta lavorando. Yeah. Va bene, allora ti porto in postazione. Sì, volentieri. Ecco, vieni caro. Signori e signori, con noi oggi il nostro carissimo Mirko Carnevali, Mirko dei Malaspina, con Il mio cielo sei, vai. Scrivere una canzone per te, sai, non è semplice. Non vorrei dire cose che tu potresti fraintendere. Riassumere tutto in due righe, no, non è mai stato facile. Trovare le parole giuste, sai, a volte è così difficile. Ma se il cielo fosse lì, canzone per te, sai, non è semplice. Sai, dovrei spiegarti, bisognerebbe amarsi un po'. Tutto era più fragile, non esiste indifferenza senza. Descrivere un'emozione dentro te spesso è impossibile.
grazie. Mirko, grazie, grande, vieni, non dare le spalle alle telecamere, che se no le mandiamo in palla. E poi non è tanto carino, ma che bella questa canzone, veramente. Grazie, grazie, mamma cuore, mia, grazie. Un classico brano, se vogliamo, anche sanremese, diciamo che non è poco. Il testo giro c'è, chi tutto l'ha scritto? Allora, il testo, la canzone era nata chitarra acustica e in unplugged, in unplugged, sì, okay, sì, sì, sì. Okay. E poi quando l'abbiamo portata a Giancarlo, ho avuto questa bellissima idea di metterci sotto il piano, siamo soli, ho detto, ma proviamo a fare così, tocco così, di così. Giancarlo, si è sentito subito. È inconfondibile. E l'ha aperta completamente, è stata tutta un'altra cosa, c'è da fare. Un bel colpo, dai. Sì, sì. Cioè, un bel colpo, sì, bel colpo. Senti. Ma avete, diciamo, in lavorazione questo disco o aspettate poi l'esito di questa manifestazione straordinaria che viene ogni anno, che il mondo ci invidia, per tirare fuori un vostro lavoro, o avete già un lavoro che è già sui canali, diciamo, sulle piattaforme, iTunes? Sì, ce ne vuoi parlare? Sì. Qui a parlarne a me, parla ai telespettatori che magari... Allora, eccola lì la tua telecamera, vai. Diciamo che vabbè, con Giancarlo non si sta mai fermi, ma è giusto che sia così, perché comunque chi si ferma è perduto, come si dice. Abbiamo buttato fuori due brani che sono Due parole e non ho difese, sempre grazie alla GNR Records, che trovate su tutti i canali comunque possibili, inimmaginabili. Adesso abbiamo questa grandissima possibilità, appunto sanremese, dove ci metteremo tutta la nostra anima e il nostro cuore. Dai, e poi forza, tantissimi ragazzi, altri progetti, anche televisivi, a venire, ecco, che speriamo, incrociamo le dita. Beh, spero che dopo questa avventura ritornate alla valigia per raccontarci un po' le vostre impressioni. Volentieri, sarebbe un gran piacere. A noi farebbe veramente un enorme piacere. Piacere nostro. Essere una sensazione unica e inconfondibile. Del teatro Ariston, immagino. Ma già ancora adesso. Andiamo un attimo in pubblicità, va. Massoni Pierangelo e Lagostina S.P.A. vi propongono i loro articoli in linea arredamento, ristorante e casalinghi, da settore acciaio alla linea antiaderente per cucina. Visitate il nostro magazzino a Treiso, in provincia di Cuneo, che vi dà la possibilità di visitare più di 1800 articoli cliccando www.massonipierangelo@casalinghi.com e www.lagostina.it. Massoni Pierangelo vi propone un'offerta unica ed eccezionale della linea Lagostina, un set di 7 padelle antiaderenti da 18 fino a 32 cm ad un prezzo unico e irripetibile, al solo costo di €54,80 senza spese di spedizione, un'occasione da non perdere. Telefonate ai numeri di sovraimpressione, è una buona offerta a tutti, parola di Pierangelo Massoni. Caro Stefano, caro Mirko, pardon, scusami, nessun problema. So che è un'altra chicca da regalarci, oltre alla prima, ci fai ascoltare anche la seconda, che era un monologo di Califano. La seconda non ti svelo di cosa si trattava, perché siamo in un orario un po' particolare. Che canzone è? Due parole. Due parole, bene, vieni, ti porto in postazione subito. Mirko De Malaspina con un grandissimo brano, Due parole, vai. Due parole ancora per
Santo Dio! Grazie. Tanta roba! Steve, Mirko! Sono su con Stefano, non so come mai. Non devo preoccupare, carino Mirko, lo stesso. Dei Malaspina, mamma, sì. Ma che bel sound! Vieni che grazie. Ci sediamo un attimino. Come sempre, un sound veramente, mamma mia, da Cranberries. Un pochettino. Mi ricorda questo rock in English, se vogliamo. Però, cavoli, si sente il Made in Italy. Il Made in Italy. Che, bravi, grazie, veramente. Grazie. Oh, puntatina, frizzantina, come dico sempre. Senti, la cosa che ci interesserebbe molto, come fanno i nostri telespettatori chiaramente a contattarvi? Beh, ovviamente. Oltre che chiaramente il nostro caro Giancarlo Prandrelli, che sicuramente vi farà anche da impresario, da manager. Ecco, però magari, se poi per mettere in contatto direttamente con lui, se vi possono contattare su qualche realtà e quant'altro, puoi dirlo direttamente ai nostri telespettatori. Ovviamente, allora ci potete trovare sicuramente sul sito della GNE Records, che vi consiglio di visitare. Tutti i grandissimi artisti. Poi abbiamo la pagina Facebook, canale YouTube, Instagram e Twitter. Che sarebbe sempre GNE Records. Sempre Malaspina. Malaspina, sì. Malaspina. Dopo collegato ovviamente band, alla GNE Records. Malaspina Band o solo Malaspina? Malaspina. Malaspina. Malaspina Band, però, sì. Ah, che bella mossa. Bello, mi è piaciuto molto questo secondo brano perché è molto carico, mi ha dato molta energia, l'energia che poi associa all'energia che dà la nostra... È la nostra Roadhouse Blues. Apriamo le danze! Yeah. Ladies and gentlemen! Ci freghiamo le mani, è certo! Perché oggi puntatina, bella frizzantina, col nostro Mirko dei Malaspina, chiaramente. Ci ha regalato due canzoni. Uno, Il mio cielo sei. Sì. E l'altra? Due parole. Due parole, perciò... Due canzoni prettamente inedite. L'inedito fa sempre la sua parte e dà sempre la propria emozione, ringraziando quest'oggi il nostro Mirko! Grazie a tutti i telespettatori. E che dire per voi care donne, una buona continuazione di giornata. È un bacio, è una rosa per voi. Ciao!
sveglia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio.